Ma Nola Di Pasquale, avete detto la vostra oggi sulle scelte di coloro che andranno ad occupare i posti all'interno delle partecipate del comune. In primis verrebbe da pensare alla Team. Beh, abbiamo approvato l'altro giorno in Consiglio Comunale i criteri che dovrebbero guidare il sindaco nella scelta di questi componenti. Noi una delibera che conteneva ben poco di criteri e che lasciava molta discrezionalità al sindaco. Noi abbiamo apportato delle modifiche attraverso degli emendamenti, in particolare due molto importanti. L'una che estendeva l'incompatibilità di nomina a parenti o affini del sindaco anche ai componenti di giunta del Consiglio, e l'altra che riguardava la necessità che nella scelta fossero comunque sempre consultati i curricula e che le nomine non potevano essere fatte fuori dai curricula. Questi emendamenti non sono stati accolti, sono stati rigettati dal Consiglio, lasciando invece un'ampia discrezionalità al sindaco che sappiamo che in questo periodo ha fatto le nomine, soprattutto quelle di giunta, esclusivamente finalizzate al mantenimento dei suoi rapporti politici. Dobbiamo capire che cosa vogliamo fare della Team, qual è l'idea di ristrutturazione aziendale della Team e sulla base di questo poi si scelgono i curriculum e si scelgono i componenti del Consiglio d'amministrazione. Avete un vostro candidato per la presidenza della Team? Assolutamente no, attendiamo che venga fatto il bando e poi cercheremo di individuare le persone che hanno i requisiti migliori e che incalzi il progetto che noi avevamo per la Team e lo presentiamo come candidato per la nomina.